Il problema 5 è molto simile all'ultima domanda del problema 1. Con gli stessi dati del problema precedente, il numero 4, mettiamo i solenoidi in verticale, prima erano in orizzontale, e vediamo l'angolo di inclinazione di questo filo percorso dalla stessa corrente di prima, che era 9 A. Questa è la vista laterale dal punto di vista di quest'occhio qua, di questo osservatore. Innanzitutto bisogna capire come mettere le correnti, i versi delle correnti, in modo che il filo si sposti, visto lateralmente, verso destra. Una scelta giusta è quella di mettere la corrente del solenoide che gira come indicato in questa figura e la corrente nel filo che viene verso di noi. L'altra scelta, ugualmente giusta, sarebbe di invertire entrambi i versi delle correnti. Con questa scelta il campo B generato dal solenoide va verso il basso, è la regola della mano destra numero 1. Questo campo B va ad agire sul filo rettilineo che sente la forza di Faraday. Mettendo la corrente che viene verso di noi sul pollice, il campo B che agisce su questa corrente verso il basso, sull'indice, il medio ci dà la forza verso destra, la forza magnetica, quindi quello che volevamo noi. Dopodiché i dati sono già noti dal problema precedente, la forza magnetica valeva 36 mN, ricordiamo infatti che il campo B valeva 50 mTesla, la lunghezza del filo non andava preso tutto 10 cm ma solo 8 cm, la parte che era all'interno del solenoide, e la corrente nel filo era 9 A. Per calcolare l'angolo bisogna prima calcolare la tangente, che è il rapporto tra il cateto opposto, Fm, e il cateto adiacente, la forza peso. La forza magnetica l'abbiamo già vista, la forza peso, Mg, qui serve la massa del filo che è 3 grammi, e quindi la forza peso 29,4 mN. Vediamo che la forza magnetica è più intensa della forza peso, quindi questi disegni in realtà che indicano un angolo minore di 45 gradi non corrispondono alla realtà. La forza magnetica deve essere più lunga, più intensa della forza peso e l'angolo supera i 45 gradi. Infatti, andando a fare la formula inversa di questa per trovare l'angolo, bisogna fare l'arco tangente di 1,224, che è un valore superiore a 1, quindi darà un angolo maggiore di 45 gradi, infatti è un angolo di circa 51 gradi. Il disegno più corretto è questo.